Il presidente della Regione Campania Stefano Caldoro e l'assessore ai trasporti e alla viabilità Sergio Vetrella hanno illustrato oggi le agevolazioni tariffarie sugli abbonamenti annuali di trasporto pubblico del nuovo sistema TIC, Trasporto Integrato Campano, che entrerà in vigore dal prossimo 1 gennaio 2015. Rispetto al precedente, il nuovo schema di agevolazioni, oltre a confermare quelle in favore delle categorie protette previste dalla legge regionale dell'11 agosto 2015, prevede le seguenti novità. Agevolazioni che vengono estese anche ai biglietti aziendali, agevolazioni che vengono estese al 100% delle aziende di TPL su gomma e su ferro campani. Si introduce inoltre una nuova categoria di beneficiari delle agevolazioni, ossia i cittadini residenti in Campania che hanno più di 65 anni e hanno un reddito ISEE, indicatore situazione economica equivalente, non superiore a 10.000 euro. Ai nostri microfoni abbiamo ascoltato l'assessore ai trasporti Sergio Vetrella. Sì, un nuovo piano tariffario che in particolare introduce agevolazioni per parecchie, categorie di utenti. In particolare mi preme menzionare la parte che riguarda le categorie protette. Abbiamo introdotto, quella per gli studenti e abbiamo introdotto ulteriormente, cosa che non era mai stata fatta, una ulteriore riduzione per le persone al di sopra dei 65 anni con un reddito ISEE inferiore a 10.000 euro. Questo quadro generale include poi anche le agevolazioni per le forze di polizia giudiziaria che abbiamo introdotto proprio per consentire che ci sia una maggiore incisività, una maggiore presenza delle forze dell'ordine a bordo per poter dare supporto sia ai nostri operatori sia a quegli utenti che ovviamente hanno il diritto di poter viaggiare in sicurezza a bordo dei nostri treni, dei nostri autobus, delle nostre navi, dei nostri aliscafi. Grazie a queste novità, gli aventi diritto alle agevolazioni passeranno complessivamente da circa 61.600 a 78.100, con un aumento dunque di ben 16.500 beneficiari rispetto al vecchio sistema.